Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale a consueto appuntamento con le news della settimana. Partiamo subito con l'annuncio di alcuni ospiti per alcune delle fiere che si terranno questa primavera in Italia. Il primo è il Romix, la versione primaverile del Romix, che si terrà dal 4 al 7 aprile 2019, e i primi ospiti giapponesi annunciati, che saranno portati in collaborazione tra Romix e J-Pop Manga, sono Reki Kawahara e Abek, rispettivamente lo scrittore e l'illustratore della serie di famosissimo successo di light novel Sword Art Online. Reki Kawahara sarà uno dei Romix d'oro della 25esima edizione della manifestazione romana. Lo scrittore giapponese di light novel e manga, noto al grande pubblico come abbiamo già detto per opere come Sword Art Online e anche Exelworld, sarà uno degli ospiti d'onore del festival in programma dal 4 al 7 aprile. Insieme al maestro Reki Kawahara sarà presente Abek, special guest di questa edizione, e celebre illustratore della serie Dengeki Bunko Sword Art Online. E prima dell'edizione primaverile del Romix ci sarà a Padova il B-Comics 2019, esattamente nei giorni 23 e 24 marzo. Per il terzo anno consecutivo torna questa fiera nel Padovano e quest'anno, sempre grazie a J-Pop e all'organizzazione della fiera, sarà presente anche un ospite giapponese. Uno tra i mangaka più interessanti per quanto riguarda appunto i mangaka contemporanei, e stiamo parlando di Tetsuya Tsutsui. Di Tsutsui J-Pop ha già pubblicato diverse opere come That's Ant, Man All o Reset, serie che in Giappone erano state pubblicate tutte da Square Enix, e anche dall'opera che l'ha fatto conoscere a un pubblico un pochino più ampio, ovvero Prophecy, pubblicato in patria da Shueisha e in Italia sempre da J-Pop. Proprio in occasione dell'ospitata dell'autore al B-Comics verranno presentate anche le sue ultime due fatiche, sempre targate J-Pop, ovvero Noise e Poison City. Durante la sua prima live del 2019 su Facebook, Star Comics ha annunciato delle cose molto molto interessanti. Quella più interessante, a mio avviso, è l'acquisizione dei diritti per poter pubblicare Yotsubato Yotsubae di Kiyoko Azuma, una commedia slice of life campione di incassi in Giappone e non solo. Solamente in patria ha venduto 17 milioni di copie, e che era già comparsa brevemente in Italia, se non sbaglio, per Planeta di Agostini, prima di venire bruscamente interrotta. Questa serie sarà pubblicata a partire da giugno 2019. A maggio vedremo invece Harvest di Hiromashima, ovvero l'artbook di Hiromashima, e per la nuova collana Wasabi, che è stata appena inaugurata con Lo Sfigatto, vedremo prossimamente due opere di Kaoru Fujiwara, due volumi unici composti da raccolte di storie brevi, ovvero Fetish e Rakuen, e poi il volume unico tutto a colori, sempre una raccolta di storie brevi, Notte dell'appartamento 107. Un altro annuncio è stato fatto da Dainit, un annuncio che io aspettavo particolarmente, ovvero quello della pubblicazione del manga L'isola dei cani di Minetaro Mochizuki, già autore di bellissimi manga come Dragonhead o Tokyo Kaido, tratto ovviamente dal film candidato agli Oscar di Wes Anderson, L'isola dei cani di Isle of Dog, uno dei film più belli che io abbia visto negli ultimi anni. La versione italiana di questo manga verrà pubblicata da Dainit questa primavera. È arrivata lunedì scorso un'applicazione molto molto importante e significativa per tutti i manga fan, lanciata da Shueisha, ovvero Manga Plus, disponibile sia per iOS che per Android in tutto il mondo tranne che in Giappone, Cina e Corea del Sud, paesi che già hanno dei servizi simili a questo. L'app permetterà proprio di seguire sul nostro cellulare le serie di maggiore successo della casa editrice. Attualmente ci sono una cinquantina di titoli, tra cui 13 serie complete, e ovviamente sarà in continuo aggiornamento. I capitoli pubblicati saranno disponibili in contemporanea con l'uscita sulle riviste Weekly Shonen Jump, Jump Square e Shonen Jump Plus, e il servizio è completamente gratuito, un servizio gratuito da cui è possibile acquistare i volumi delle opere che apprezziamo maggiormente, e il primo e l'ultimo capitolo del manga in corso sarà sempre gratuito. Una cosa molto importante è che parte dei proventi andrà direttamente agli autori del manga. Una delle riviste più amate dagli appassionati di fumetto nelle edicole italiane sta per tornare. Con un comunicato stampa e un post sulla pagina Facebook, infatti, la casa editrice Nicola Pesce Editore ha annunciato di aver acquisito la testata Scuola di Fumetto, che continuerà quindi la pubblicazione con il numero 111, che arriverà nelle edicole a aprile 2019. È stato annunciato al momento che le uscite nel corso dell'anno saranno
saranno tre. La rivista, che negli anni precedenti è stata curata da Laura Scarpa e pubblicata da Comic Out, aveva chiuso i battenti con il numero 110, pubblicato a marzo del 2018. E a proposito di questa acquisizione, Nicola Pesce ha dichiarato quanto segue. Per me è un onore diventare l'editore di una rivista che seguivo fin da quando cominciai a stamparmi a mano le prime rivistine. Compravo ogni volta il numero in edicola sperando di trovarvi una recensione di un mio volume. È una testata storica che ha formato due generazioni di autori di fumetto, autori che oggi lavorano per le maggiori case editrici del mondo. Mi dispiaceva troppo che chiudesse e, siccome sono convinto di poter fare qualcosa di valido per Scuola di Fumetto, ho deciso di fare questo grande passo. Non potrò certo essere all'altezza di Laura Scarpa, ma sono sicuro che non farò troppo male. Sui nostri social, i nostri lettori ci consiglieranno, come hanno sempre fatto, con edizioni NPE. Non mancheranno ovviamente delle piccole novità, come rubriche sui grandi maestri del fumetto del passato, di cui ho l'onore di essere editore, da cui imparare, e interviste a giovani editori in cerca di nuovi talenti. In Giappone non esiste una netta divisione tra fan di anime e manga e fan della Disney, come invece potrebbe succedere e spesso succede da noi in Occidente. Prova di questo è la Spring Manga Festival, promossa da Kodansha, che oltre ad essere una major nel campo dei manga, pubblica molti volumi legati al colosso americano, come le guide ai parchi di Tokyo Disneyland e Disney Sea. Lo Spring Media Festival è iniziato il 25 gennaio e durerà fino al 19 aprile. Durante questo periodo sarà possibile vincere ad una lotteria per vincere una delle 5.000 coppie di biglietti per una serata speciale al parco Tokyo Disney Sea. Cosa c'entrano i mangaka giapponesi con la Disney, vi starete chiedendo, ovviamente. Ebbene, alcuni di loro sono stati scelti per curare delle illustrazioni ispirate al personaggio simbolo della Disney, Mickey Mouse. E vediamo quindi come Hajime Isayama dell'Attacco dei Giganti abbia vestito Topolino con l'iconica divisa del corpo di ricerca, o Great, autore di Air Gear tra gli altri, mostra tanti Topolino alle prese con la costruzione di un Topolino robot, Hikaru Nakamura di Saint Young Man affianca a Topolino la sua compagna Minnie in un caldo e accogliente appartamento in stile giapponese, Tsutomu Nihei, autore di Blam, Knights of Sidonia e tantissimi altri, regala un topolino dallo sguardo minaccioso, forse rivolto al rivale di sempre Pete. E infine vediamo Yuki Suga, editore, da cui imparare e interviste a giovani editori in cerca di nuovi talenti. In Giappone non esiste una netta divisione tra fan di anime e manga e fan della Disney, come invece potrebbe succedere e spesso succede da noi in Occidente. Prova di questo è la Spring Manga Festival, promossa da Kodansha, che oltre ad essere una major nel campo dei manga, pubblica molti volumi legati al colosso americano, come le guide ai parchi di Tokyo Disneyland e Disney Sea. Lo Spring Media Festival è iniziato il 25 gennaio e durerà fino al 19 aprile. Durante questo periodo sarà possibile vincere ad una lotteria per vincere una delle 5.000 coppie di biglietti per una serata speciale al parco Tokyo Disney Sea. Cosa c'entrano i mangaka giapponesi con la Disney, vi starete chiedendo, ovviamente. Ebbene, alcuni di loro sono stati scelti per curare delle illustrazioni ispirate al personaggio simbolo della Disney, Mickey Mouse. E vediamo quindi come Hajime Isayama dell'Attacco dei Giganti abbia vestito Topolino con l'iconica divisa del corpo di ricerca, o Great, autore di Air Gear tra gli altri, mostra tanti Topolino alle prese con la costruzione di un Topolino robot, Hikaru Nakamura di Saint Young Man affianca a Topolino la sua compagna Minnie in un caldo e accogliente appartamento in stile giapponese, Tsutomu Nihei, autore di Blam, Knights of Sidonia e tantissimi altri, regala un Topolino dallo sguardo minaccioso, forse rivolto al rivale di sempre Pete. E infine vediamo Yuki Sugetsu di